Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale del sabato sera con Aspettando Farming Simulator 19. Quest'oggi andremo a lavorare il campo, questa volta però semineremo le barbabietole da zucchero, quindi venderemo un po' di materiale che abbiamo nel silos e poi andremo ad acquistare macchinari. E io vado! E io vado! Hi everyone, welcome to our rendezvous with waiting for Farming Simulator 22. Today we will go on working on the field. We will seed the sugar beets. I will sell any product in my silos, and then I will try to buy the right machinery. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous du samedi avec en attendant Farming Simulator 22. Aujourd'hui nous allons continuer notre travail ici sur le champ, le grand champ, et on va vendre un peu de produits de notre silos et on va essayer de d'acheter la machine pour je disais betterave à sucre. Voilà, j'étais en train de chercher le mot parce que je ne me rappelais pas le mot. Donc je vais vendre un peu de produits dans mon silos et puis je vais acheter ce que j'aurai besoin pour apporter et pour faire notre mieux. Voilà, et on y va. Parti. E allora iniziamo. Iniziamo prima ad andare a vendere un po' di cose. Now I will sell a few product for earning money and not spending too much money from my bank account. E allora vediamo un po' cosa ci offre, o meglio cosa ci può dare un po' di soldini. Allora vediamo un poco. Allora, se non ricordo male, la colza, allora la colza, anzi direi quasi quasi di vendere colza, sì, vediamo un po' dove ci offrono. Allora, siccome questo è un po' complicatuccio, ciao. C'è questo qua vicino iniziamo a vendere un po' di cosine e poi vediamo con grande attenzione a cercare di acquistare la raccoglitrice, ovviamente sempre usata, per risparmiare qualcosina e mandare avanti questa sfida. E allora iniziamo a vendere. So I will sell a lot of material from my silos, and then I will try to buy the things I need. Quanto erano? 20.000 litri? Ah, ok. Allora, poi abbiamo anche sul silos in farm, quindi andiamo a svuotare anche, anzi direi quasi quasi di svuotare proprio il silos della farm, visto che là ho lasciato soltanto le mucche. E allora fra qualche giorno finalmente uscirà Farming Simulator 22 e per noi appassionati di farming direi che è un momento particolare per poter toccare con mano appunto quelle che sono le novità di questo farming. Ovviamente bisognerà veramente secondo il mio punto di vista, prima di poter dare un giudizio, ecco, io sono sempre stato del parere che devo superare almeno le 1000 ore di gioco, per cui potrò eventualmente tutto a più accennarvi quello che potrebbe essere giusto una prima impressione, ma ovviamente non sarà mai definitiva, per cui bisogna attendere un pochettino e toccare con mano. Vedremo man mano le impressioni. E oggi ci aspettano un po' di lavoretti qua. Anche perché venderemo i nostri cavalli e quindi dovremo recuperare altri 100.000 euro. Stavo pensando questo, però vedremo un pochettino. Nel frattempo svuotiamo il silos della farm qua, della vecchia farm, perché oramai diciamo che da quando ho acquistato i 4 campi, il 14, il 15, il 16, poi ho lavorato praticamente solo su quel campo, quelli che erano 3 campi poi sono diventati un enorme campo. Poi ovviamente l'appuntamento è anche con Farming, anche domenica mattina con Caffè in Farm, qui sempre sul canale Twitch, e chiacchiereremo un pochettino, qualcuno si divertirà con i sound alert, vedremo un po' di come ogni domenica rilassarci. Per chi fa l'aperitivo e quindi passate nel canale a prendere il caffè. 80.000 euro. Buh, e qua 8 e 3, 11, 100.000 euro. Ottimo. Ovviamente dal silos in farm lascerò, essendo il silos multifruit, lascerò l'insilato, la paglia e il fieno per poter alimentare le mucche, e ovviamente lo svuoterò di altro materiale raccolto per far sì appunto che possiamo utilizzare il grande silos che abbiamo, dove c'è anche il deposito mezzi, bello questo Turbo Star. Avrei dovuto fare un'altra via di oh cavolo, la via di Brusque. La la, mi sa che ho preso il muro. Eh sì, e di sì, voilà. Dicevo che avrei dovuto creare un'altra rampa di accesso qua, ma va bene così. Allora vediamo cosa abbiamo qua. L'azione mista pari a 0, fieno, paglia, vediamo un po' cosa abbiamo. Frumento dove lo pagano bene, e insomma supermercato. Però vediamo, lasciamo avanzare il tempo e vediamo un po'. Se il prezzo sale. So let's let's the time lapse. Com'è che si fa? Mi sono scordato. Ecco qua. Vediamo un po'. Vabbè, diciamo che fondamentalmente il supermercato ci offre qualcosina, quindi andiamo al supermercato. Solo che con questo è un buon problema parcheggiare là. Sarà un'impresa. Ai. E vabbè, ci devo dire che ci metteremo di taglio e ne vedremo delle belle. Andiamo un po' nel frattempo. 717, ok dai. Direi che può andare. 5 per, come ha fatto il mitico Woppa Runner, e saluto ovviamente tutti gli amici streamer, da Arvid, Fanbus, la zappa storta, 9 gire 0, Jason Farm, insomma, e tutti quanti coloro che, amici ed amiche del canale, e gli amici e le amiche della zappa storta. Wopparano, proprio di te stavo parlando. Buonasera, grazie per essere passato. Stavo dicendo che, come hai fatto tu durante la tua live, ho messo anch'io il tempo a 5 per, visto che nel gioco sono le 13:30, era mezzogiorno, ho detto quasi faccio passare il tempo un po' più velocemente, così almeno quando fa giorno posso lavorare meglio. E ben ritornato. E ma qua ci facciamo due risate, vediamo se sono capace di tirare fuori sto camion qua. 41, quindi 80 Eh sì, più di 120.000 euro recuperato. Sto svuotando il silos della vecchia farm perché siccome devo piantare le barbabietole e vorrei prendere il macchinario, quello grosso, e allora per non andare ad intaccare il conto dell'azienda vendo un po' di prodotti e poi eventualmente pago una differenza. Prenderò ovviamente il meno costoso, perché qua alle spese qui addirittura qua mi hanno chiuso farming. Ai ai ai. Qui là, carissimo presidentissimo, ecco perché mi è crashato il gioco. Ora ho capito perché stavi arrivando tu e mi ha dato il preavviso. E buonasera, qua c'è anche... E allora, Woppa Runner 71, la zappa storta, poi c'è Alfredo e non so chi altro c'è. Comunque buonasera a tutti e grazie per essere passati a farmi un po' di compagnia. Ah, non ti preoccupare, quelli si mettono a disposizione. Vediamo un po'. Ah ok, mi era rimasto che... Ah va bene. Non ti sei perso un granché. Meno male, dai. Almeno. E dicevo che sto iniziando a svuotare il silos della farm, della vecchia farm, perché siccome devo piantare le barbabietole ho voluto variare un pochettino. E allora devo evitare di spendere troppo il capitale aziendale. No, in realtà avete fatto emozionare la live, si è commossa. Avere due grandi streamer come voi, farming ha detto: Fabri, ma che stai facendo? E quindi ecco la motivazione per cui ha crashato. La live con me è abbastanza fluida, io qua purtroppo noto degli scatti, quindi anche perché sto comunque in fase di registrazione, perché purtroppo mi è capitato in altre occasioni che per un motivo tecnico dovuto alla connessione ho perso la live, quindi e io poi non mi sono dimenticato del jingle dei canali, Ho raccolto un po' le idee, quindi penso proprio che di qui a qualche tempo avrete il vostro jingle personale per annunciarvi in live. Ho trovato anche le canzoncine, le basi musicali per quelle che sono riuscito a trovare, quindi devo preparare i testi, scusate, per i jingle pubblicitari dei vostri canali, ovviamente per quelli là che insomma poi ci vorrà un po' di tempo per farlo un po' a tutti quanti, quindi chiedo anticipatamente scusa a coloro che magari vedranno che il proprio canale non è stato ancora inserito nelle tracce audio, ma sarà dovuto a un fatto prettamente di ispirazione, ecco, e quindi vi chiedo anticipatamente scusa. Allora, qua orzo, così lasciamo soltanto insilato, fieno e paglia. Ok, sì, la Ellengran, la famosa DLC Alpine. Ho preso l'aspiratore qua, come si chiama, il tubo aspiratore. Bella mappa. Brigitte Bardot, Brigitte Bardot, Brigitte Bardot, mettetela con questo litorio, i nervi. Fernbus. Oramai dovete sapere che... Buonasera, dovete sapere che oramai la maggior parte di voi, alcuni di voi, come io solitamente quando entro nei vostri canali, entro con l'applauso, alcuni di loro si sono scelti il proprio sound alert, e quindi quando renna Fermus la maggior parte delle volte è Brigitte Bardot. E comunque, a proposito di questo tema, ma sto macchinario chi è che lo paga? Lo facciamo pagare al maestro. E io pago! E io pago! Ok, allora offre Fernbus il macchinario. Ok Fernbus, ho preso spunto alla tua live e stasera pianterò barbabietole. Sto raccimolando ancora qualche euro per poter acquistare il macchinario senza, usato ovviamente, senza andare ad intaccare troppo il mi sono incastrato, lo sapevo, senza andare a spendere i soldi dell'azienda, o meglio andare a spendere ma pochi. Allora mo andiamo nel silos principale e vediamo che cosa ci offre. Allora dovrei avere ancora e dicevo che nel silos principale, quello dove c'è il parco mezzi, devo ancora un po' di mais da vendere, e quindi vendiamo, e dovrei a questo punto poter acquistare il macchinario spendendo una piccola parte del mio budget. Dimmi tutto Fernbus, come ti posso aggarbare? Aggarbare aggarbation. La faccia del bicarbonato di sodio. Magari c'ho giusto 518.000. Ma qua una certa persona, capo, non faccio nomi, la Zappa Storta mi ha fatto comprare pure una bella mieti trebbe, La light stasera non si è salvata, strano, dovresti prova a vedere da PC, premi il tasto F5 aggiorna e vedi se ti è rimasta. No, la Zappa Storta è l'X9. Ah, la vecchiaia. quella è il case, l'ho provata, solo che però non l'ho portata in live. Anche dal tablet, prova a vedere. Io purtroppo sto in live, altrimenti avrei dato un'occhiata qua. Avrei dato un'occhiata per vedere. Aspetta, vado un attimo un'occhiata, fammi vedere un attimo una cosa, vediamo. Ora ti dico se c'è nel video. Allora, 8 ore fa. Ah, 8 ore fa, quindi tu dici quell'altra live. Perché qua mi dà salvata non quella di oggi, diciamo così. Oh caspita, ho iniziato la live con qui, ma nessuno mi ha avvisato che ho iniziato la live senza farlo visualizzare. Vi chiedo scusa. Allora facciamo così. Vabbè, andiamo avanti, dai. Allora, ma voi non vedevate nulla, sentivate solo la voce e i rumori. Allora aspettate un attimo, non mi dite niente, faccio un riavvio veloce.